Vuole mescolare queste carte al suo piacimento? Se qualcuno di voi è mai stato in un casinò, saprà sicuramente che i croupier possono mescolare le carte usando solo il cosiddetto miscuglio all'americana, che è il tipo di miscuglio durante il quale le carte vengono costantemente mantenute sul tavolo, dopodiché si procede a mescolarle assieme. Dovete sapere che questo tipo di miscuglio è stato adottato diversi anni fa dai casinò di tutto il mondo, proprio per evitare qualunque possibilità di poter ballare a carte. A meno che non ci sia qualcuno realmente intenzionato a farlo. Oggi parleremo di una tecnica nota col nome di preordinamento, o stacking in inglese. Dovete sapere che il preordinamento di solito inizia durante la fase finale di una mano, quando ogni giocatore mostra il proprio punteggio. È proprio in quel momento che il baro può notare la posizione di alcune carte vantaggiose sparse sul tavolo, ad esempio 4 assi. Dopodiché tutto quello che deve fare è semplicemente riuscire a tenere traccia delle carte desiderate nel corso dei vari miscugli e dei vari tagli. A questo punto, quanti giocatori vuole della nostra partita immaginaria di poker? 4, 5, 6? 6? Perfetto. Quindi a questo punto mescolerò queste carte diverse volte e nel corso di questi miscugli il mio obiettivo principale non sarà quello di mescolare le carte. Il mio obiettivo principale sarà quello di riposizionare gli assi in modo tale che quando mi servirò le carte li riceverò io. Passando alla fase della distribuzione, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aveva chiesto una partita con 6 giocatori, giusto? Lo penso anche io. Se qualcuno di voi si stesse chiedendo quando tutto ciò sia difficile su una scala da 1 a 10, io sceglierei subito il 10. Con uno 0 subito dopo il primo. E questo è quello che i vari chiamano preordinamento. Domande? A questo punto però devo mettere in chiaro un paio di cose, cioè che il baro lavora da solo molto raramente al tavolo da gioco, egli ha spesso un compare ed è al compare che distribuisce la mano preordinata, proprio per non destare sospetti, dopodiché a fine serata dividono i guadagni. E sempre su questa linea di pensiero dovrei dire anche che un baro non cerca sempre di preordinare una mano così spettacolare come 4 assi, anzi spesso cerca di raggiungere un punteggio inferiore come un colore oppure un full. Bene, nella prossima fase di questa dimostrazione ciò è proprio ciò che cercherò di dimostrare, ovvero preordinerò il mazzo utilizzando una mano non così spettacolare come 4 assi, dopodiché essa verrà servita ad un altro giocatore. Dunque vediamo, nella fase di prima abbiamo usato gli assi, a questo punto useremo le 4 donne, sì. Come potete vedere sto apertamente cercando le donne all'interno di questo mazzo. Vi raccomando di non fare la stessa cosa nelle vostre partite, sapete com'è, qualcuno potrebbe finire col farsi male seriamente. Quindi ricapitolando, ripeterò la stessa dimostrazione della prima fase, solo che questa volta useremo le 4 donne e verranno preordinate non per finire nella mia mano, ma verranno distribuite ad un altro giocatore. Quindi immaginiamo che io sia un baro e che sia riuscito a tenere traccia delle 4 donne nel corso dei vari miscugli. Quindi a questo punto il mazzo viene tagliato un paio di volte e le carte vengono mescolate. Se ricorda, all'inizio di questa dimostrazione lei ha potuto mescolare queste carte con l'intento di renderne casuale l'ordine. Beh, a questo punto, come potete ben capire, il mio scopo è completamente diverso. Un ultimo miscuglio e come può vedere queste carte sono realmente mescolate tra di loro, non si tratta di nessuna illusione ottica. Passando alla fase della distribuzione, ho preordinato il mazzo per una partita a 6 giocatori, perché questo è quello che lei ha chiesto all'inizio. E come promesso, le donne vengono distribuite ad un altro giocatore. Proprio per dimostrarvi come funziona questa truffa quando un baro lavora con un compare. Un momento, non vorrei che qualcuno fraintenda. Il giocatore che ha le 4 donne non è il mio compare. È semplicemente il polo che verrà spennato a dovere, perché il mio compare è seduto qui con un fantastico poker servito di 4 re
E qui arriviamo alla regola d'oro per qualunque giocatore d'azzardo e baro, e cioè mai fidarsi del proprio compare. Perché infatti io sto progettando di fare il doppio gioco col mio compare e di tenere l'intera vincita della serata per me con un meraviglioso poker servito d'asse.